Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio missile video, io sono il 64 Bros. Oggi vi farò vedere come duplicare facilmente i materiali e come ottenere facilmente le rupie infinite. Questo metodo l'ho scoperto io. Per prima cosa dovete controllare che versione di gioco avete. Potete farlo premendo il pulsante più sopra il vostro gioco. E come vedete, ragazzi, vi comparirà fuori scritto che versione di gioco avete. Questo glitch funziona in tutte le versioni, inclusa l'ultima nel momento in cui io sto registrando questo video, cioè la 1.2.1. Ma state tranquilli, perché nel caso in cui Nintendo dovesse rilasciare un aggiornamento, vi farò sapere se funzionerà ancora oppure no. Per prima cosa dobbiamo avere un cavallo che deve essere registrato e dobbiamo avere i materiali che vogliamo duplicare. Ne dobbiamo avere al massimo 5 di quantità dei materiali che vogliamo duplicare. Nel caso in cui ne avreste di più, semplicemente buttateli per terra, fino a che in borsa non ve ne resteranno 5. Poi dobbiamo avvicinare il nostro cavallo a qualsiasi sporgenza. Da qui possiamo saltare giù e atterrare sul nostro cavallo. Possiamo anche usare una pietra fluttuante. Mi trovo in questo punto, cioè lo stallaggio dei gemelli. Adesso saliamo sulla sporgenza o pietra fluttuante e prendiamo 5 di qualsiasi materiale. Possiamo prendere anche solo uno, ma questo renderà il glitch più difficile. Poi dobbiamo saltare giù dalla sporgenza e poco prima di atterrare sul nostro cavallo dobbiamo aprire il menu. Se quando apriamo il menu Link non avrà più i materiali, significa che abbiamo aperto il menu troppo tardi e dobbiamo riprovare. Ok, Link deve ancora avere i materiali, ma non possiamo sapere se abbiamo aperto il menu troppo presto, perché lo scopriremo più avanti. Ora quello che dobbiamo fare è premere L e poi R per rimuovere i materiali. Poi dobbiamo aprire un ricordo qualunque, che ovviamente possiamo anche saltarlo, non c'è bisogno di guardarlo tutto. Ora torniamo nel menu e prendiamo i materiali che vogliamo duplicare. Ne dobbiamo prenderne 5 e senza uscire dal menu dobbiamo di nuovo guardare un ricordo qualunque, che ovviamente possiamo anche saltarlo. Ora torniamo nel menu e prendiamo di nuovo i materiali che vogliamo duplicare e poi chiudiamo il menu. Se l'abbiamo fatto correttamente, Link è atterrato sul cavallo e sta ancora tenendo i materiali. In caso contrario, avremo aperto il menu troppo presto, come nel mio caso, e dobbiamo riprovare. Ok, se l'abbiamo fatto correttamente, quello che dobbiamo fare è lanciare i materiali che vogliamo duplicare, fino a che il gioco ci consentirà di farlo. Ora scendiamo dal nostro cavallo e come possiamo vedere Link sta ancora tenendo i materiali. Quindi quello che dobbiamo fare è buttarli per terra e poi raccoglierli tutti. Ed ecco qua, come vedete abbiamo duplicato i nostri materiali. Con questo metodo possiamo duplicare i materiali che si possono lanciare. Ma non i materiali esplosivi, perché non possiamo usare il reverto quando Link è sopra un cavallo. Ora possiamo semplicemente ripetere questi passaggi per poter ottenere potenzialmente materiali infiniti. C'è il limite di 21 oggetti per terra, però. Quindi, per duplicarne di altri, dobbiamo usare il trick del dispenser che vi mostrerò più avanti. Se vi interessa, vi lascerò il minuto del video in sovraimpressione. Se vogliamo ottenere le rupie infinite, possiamo duplicare i materiali che ci daranno più rupie, i diamanti, e poi venderli, ma esiste un altro modo. Per prima cosa dobbiamo posizionare il nostro cavallo vicino a qualsiasi venditore. Poi abbiamo bisogno di un materiale che ci dia più rupie, i diamanti per esempio. Ne dobbiamo avere al massimo 5 di quei materiali. Se
Se ne abbiamo di più, dobbiamo buttarne per terra fino a che non ne resteranno massimo i 5 nella nostra borsa. Poi dobbiamo avvicinare il nostro cavallo a qualsiasi sporgenza da cui possiamo saltare e atterrare sul nostro cavallo. Possiamo anche usare una pietra fluttuante. Saliamo sulla sporgenza o pietra fluttuante e prendiamo 5 di qualsiasi materiale. Possiamo anche prenderne solamente uno, ma questo renderà il glitch più difficile. Ora dobbiamo saltare giù dalla sporgenza e poco prima di atterrare sul nostro cavallo dobbiamo aprire il menu. Se quando apriamo il menu Link non sta tenendo più i materiali, significa che abbiamo aperto il menu troppo tardi e dobbiamo riprovare. Ok, Link deve ancora avere i materiali. Ora non possiamo sapere se abbiamo aperto il menu troppo presto, perché lo scopriremo più avanti. Ora, quello che dobbiamo fare è premere L e poi R per rimuovere i materiali. Ora dobbiamo andare a guardare un ricordo qualunque, che ovviamente possiamo anche saltarlo, non c'è bisogno di guardarlo tutto. Ora apriamo il menu e prendiamo i materiali che vogliamo vendere. Dobbiamo prenderne 5. E poi, senza uscire dal menu, dobbiamo vedere un altro ricordo qualunque, che ovviamente possiamo saltare. Ora, torniamo nel menu, prendiamo di nuovo i materiali che vogliamo vendere e poi usciamo dal menu. Se l'abbiamo fatto correttamente, Link è atterrato sul nostro cavallo e sta ancora tenendo i materiali. Altrimenti abbiamo aperto il menu troppo presto e quindi dobbiamo riprovare. Se l'abbiamo fatto correttamente, adesso quello che dobbiamo fare è andare in un qualsiasi venditore. Per potergli parlare dobbiamo assumere la posizione come se volessimo lanciare un qualsiasi oggetto. Poi dobbiamo tenere premuto ZL e premere A. Se abbiamo uno di quegli insetti che Terry prende e facciamo questo glitch con Terry, non glieli dovete dare perché questo annullerà il glitch. Adesso dobbiamo vendere tutto quel materiale che vogliamo vendere e poi usciamo dalla vendita. Adesso scendiamo dal cavallo e come possiamo vedere Link sta ancora tenendo i materiali, quindi buttiamoli per terra e poi li raccogliamo. Ed ecco qua ragazzi, come vedete abbiamo indietro i materiali che avremmo teoricamente venduto. E quindi non ci resta altro che ripetere questi passaggi per poter fare le rupie infinite. Per poter duplicare più di 21 materiali dobbiamo usare il trick del dispenser. Dobbiamo andare in uno qualsiasi dei distributori dei congegni Zonau, poi tiriamo fuori due turbine e le incolliamo in questo modo qua. Ora le posizioniamo in questo modo vicino all'apertura di quel dispenser e poi dobbiamo mettere nel dispenser un qualsiasi oggetto. Se lo abbiamo fatto correttamente, come vedete il dispenser resterà aperto. Quindi ora prendiamo il materiale che avevamo messo e poi con l'ultramano mettiamo le turbine all'interno del dispenser. Le dobbiamo incastrare. Per poterle incastrare al meglio bisogna ruotarle verso su due volte. Ok, se l'abbiamo fatto correttamente, come potete vedere i materiali rimarranno bloccati dentro il dispenser. Quindi ora possiamo duplicare più di 21 materiali, siccome nel dispenser non c'è un limite. Però attenti a non confondervi, vi spiego meglio. Il dispenser tiene i materiali che ci mettiamo per rendere possibile duplicarne più di 21, dato che 21 è il limite degli oggetti per terra. Ma il dispenser non li duplica i materiali. Ok, per prendere i materiali che abbiamo messo dobbiamo usare reverto sulle turbine, ma attenzione perché non appena usiamo reverto
dobbiamo velocemente raccogliere i materiali, perché ovviamente, essendo che per terra c'è il limite dei 21 oggetti, quelli dopo inizieranno a scomparire. Ok ragazzi, il video termina qua, spero che vi sia piaciuto e o che vi sia stato utile. Se così fosse, lasciate un mi piace, un commento e iscrivetevi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video. Ma noi ci vediamo presto con dei nuovi video, quindi ciao ragazzi!